Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo video. Allora, ho visto questo video sul canale di Fiore, Fiore Corso, a cui mando un bacio grandissimo, e lei ha avuto questa idea per me molto molto carina. Infatti appunto lo sto rubando, lo sto riproponendo di fare questo video sulla skincare routine mattutina e sul make-up che utilizziamo ai tempi del coronavirus per, appunto, per andare al lavoro o anche per stare in casa. Se per voi è cambiato qualcosa, se non è cambiato in generale. Siccome per me è cambiato qualcosa, appunto non tantissimo, ma è cambiato, ho detto ma sì. Vi voglio fare sapere quello che faccio io per la mia pelle. Allora, intanto cominciamo, quindi al mattino io la prima cosa che faccio è lavare il viso, lo lavo con questo detergente. Questo qui dell'Alovea ha il 97% di ingredienti di origine naturale, non ha peg, non ha siliconi, non ha parabeni, quindi è proprio un ottimo prodotto. È appunto un gel detergente, qui c'è scritto che è per tutti i tipi di pelle con argilla bianca. È una confezione da 150 ml, ma vi posso assicurare che ne basta veramente pochissimo. Io lo utilizzo da 2 mesi, forse, se non erro, e veramente, cioè, ancora è tutto qua. Ne basta veramente proprio poco poco poco, fa una leggera schiumetta, una leggera cremina. La profumazione è proprio delicatissima e quindi niente, mi sta piacendo tantissimissimo. Non utilizzo nient'altro sul viso perché io sono un po' particolare. Allora, nel senso, a me piace cominciare una linea completamente, che sia tipo latte, tonico, detergente, siero, crema, contorno occhi, c'è tutto insieme, anche di marche diverse, ma tutto insieme. Io allora ho cominciato, anzi ce l'ho, quello lo sto quasi terminando, però ragazze, sicuramente va a finire che lo utilizzo per i piedi, ve lo sto dicendo, perché non mi sto trovando molto, molto bene, lo trovo unto, oleoso e non mi piace la profumazione, soprattutto, ecco, soprattutto il motivo è quello di un latte detergente e il tonico addirittura l'avrò utilizzato 3 o 4 volte, ma è lì, è fermo, e quindi sicuramente niente. Poi, una volta che finisco il latte, li andrò a cestinare e ne aprirò altri, perché sennò così resto senza utilizzare nient'altro. Comunque, quindi momentaneamente sto utilizzando solo questo perché il resto dei prodotti che ho non mi piacciono. Io, se non finisco tutta questa catena, ecco, non ne comincio altri. E quindi devo terminare il gel detergente, devo terminare questa. Allora, per come contorno occhi, è una malattia mia, lo capisco. Come contorno occhi sto utilizzando questo, che è quello lì della Sien, appunto è al melograno, in combo ci sto utilizzando questo. Come sapete, io alterno le creme di Vrochet ad altre creme, per cambiare, però è il turno di questa della Sien. Questa appunto è una crema detergente per il giorno, come la Grana Bio e Bacche di Goji, aiuta a rasodare la pelle con olio di argan bio. Devo dire che mi trovo particolarmente bene. Questo già l'avevo utilizzato, questa è una novità. Mi piacciono, non lasciano scia bianca, quindi si assorbe facilmente. E che dire, appunto, sono ottimi prodotti, ecco, mi stanno piacendo. E infine, quindi, dopo aver messo la crema, il contorno occhi e tutto, sto utilizzando questo, che è un siero per le ciglia della Omos. Questo mi è stato inviato per una collaborazione, però lo sto testando, quindi non ve l'ho parlato per questo. Sono 2 confezioni. Ho fatto la foto alle ciglia dal primo giorno che l'ho utilizzato e voglio fare l'altra foto quando questo lo andrò a finire, quindi non mi so dire un tempo. Praticamente questo è un applicatore così, tipo eyeliner, e appunto io vado a chiudere così e vado a passarlo sulle ciglia. Pensavo fosse tipo mascara, invece no, lo vado a passare così. Sinceramente ne trovo di meno ciglia quando mi strucco, mi capitava prima di trovarle o sui dischetti o sul guanto, e invece con questo no, però appunto il paragone lo farò quando finirò di utilizzarlo. Poi, terminata la mia skincare, questo è tutto. Il passaggio che faccio dopo è andare a mettere un burro cacao sulle labbra, perché non vado a mettere il rossetto, perché poi mi devo mettere la mascherina. E all'inizio, forse già ve ne ho parlato in qualche altro video, all'inizio avevo la mascherina, quella lì classica, diciamo, con la valvola, però tutta la parte all'interno che ha il silicone, comunque che è ben protetta, mi ha fatto tutta una sorta di allergia, giusto perché non mi faccio mai mancare niente, quindi ho avuto qui tutte le crosticine e quindi io lì sotto mettevo anche il burro cacao colorato perché avevo la valvola che era più lontana, potevo parlare bene, non mi toccava niente.
Adesso invece ho dovuto comprare la mascherina, quella lì in cotone, più fresca, lavabile. Io la lavo col Napisan, poi la stiro col vapore, quindi si igienizza, però leggermente mi poggiano le labbra. Quindi io vado a mettere questo burro cacao, per carità, di Vrochet, e appunto mi lascia le labbra morbidissime, è veramente buono, lo utilizzo poi anche a casa, vabbè lo conoscete, comunque ve ne ho già parlato. E poi per il resto io sul viso non metto niente. Anche qui, i primi giorni che sono tornata al lavoro, ho messo comunque il correttore, ho messo la cipria, ho messo tutto e ho sporcato leggermente la mascherina, ma siccome tutta questa parte di viso non si vede, e quindi niente, ho deciso intanto di far respirare la pelle, poi appunto non vale la pena macchiare, sporcare tutte le mascherine e tutto, e quindi non metto niente, quindi mi dedico solo agli occhi. Allora, prendo quindi i pennelli, la palettina, il mascara e tutto quello che mi serve. Ho dimenticato la matita nera, l'ho dimenticata di là, vabbè, metto la matita nera che come sapete non può mai mancare, però ora ne sto utilizzando una della linea Yam My Beauty, di quelli semplicissimi in legno. Poi quello che vado a fare è intanto definire le sopracciglia, ultimamente anche oggi, sto utilizzando questo che è il mascara per sopracciglia di Vrochet, mi piace tantissimo, forse la colorazione, per ora che ho cambiato colore di capelli la dovrei prendere diversa, però lo trovo veramente molto molto pratico perché ha questo scovolino così proprio come il mascara, e quindi le vado a sistemare proprio velocemente. Ho anche delle altre matite da smaltire, però questo è un prodottino che assolutamente devo ricomprare per forza, perché lo trovo pratico, veloce e poi durano tanto, non resta niente ecco sulle dita, proprio veramente ottimo. Poi per quanto invece riguarda gli occhi, appunto utilizzo questo bellissimo cigolio, la mia palette preferita in assoluto, che è la Naked Basics, quella lì della Urban Decay, e questa qui è la 1, la classica, come vedete è già stra usata e consumata, l'avete vista anche nei miei prodotti col buco, e io quello che vado a fare semplicemente è passare con questo pennellino da sfumatura questo colore qui, che è il Naked 2, quindi molto molto neutro, questo qui, ecco questa colorazione qui, la vado a sfumare tranquillamente sull'occhio. Poi nell'arcata subito sotto le sopracciglia vado ad utilizzare questo bianco qui, soprattutto magari per mimetizzare qualche ricrescita, ecco, e quindi vado a utilizzare questo colore, e poi con quest'altro pennello da sfumatura vado a utilizzare questo, che è il WooAOS, che è quasi terminato, e vado a omogeneizzare le due parti, quindi molto semplice, molto neutro, molto tutto. Con un pennello angolato, che è questo qua, un pennello obliquo, vado a prendere questo qui che è il Crave, il nero, e mi vado a fare una sorta di riga di eyeliner, e poi senza prendere ulteriore prodotto lo sfumo anche tipo sotto l'occhio, come se sfumassi un po' la matita nera, e questo è tutto quello che io faccio. Ci sono giorni, allora in linea di massima non metto il mascara, perché quando io torno a casa e mi butto in doccia, mi piace comunque lavarmi tutto il viso senza avere troppi pastrocchi, quindi non avendo il mascara, avendo già comunque sia intensificato gli occhi, posso tranquillamente farlo sotto la doccia. Se invece c'è un giorno che mi va di mettere il mascara, che magari vado anche a fare la spesa, che boh, non lo so, che mi va, vado a utilizzare questi due, o uno o l'altro, comunque sto cercando di terminarli, quindi li alterno. Sono uno il Sexy Pulp, sono tutti e due di Vrochet, uno il Sexy Pulp è quello lì, il volume estremo, mi piace lo scovolino perché è così bello cicciottoso, proprio spesso, ed è largo, poi va a stringere, poi è più larghetto ed è di un bel nero intenso. E poi se no questo, che è invece quello lì waterproof, ed è quello lì appunto 360 gradi con questo scovolino così, e quindi niente, ok, è waterproof, ma se mi vado a strofinare e buttare l'acqua un pochino si sgretola. Infine, ultimo passaggio che faccio è quello di mettere il profumo, e ultimamente sto utilizzando questo, che è sempre di Vrochet, un'edizione limitata, è mandarino, limone e cedro, quindi è veramente freschissimo, lo utilizzo appunto sul corpo e un po' lo evaporo anche sui vestiti, quindi freschissimo, non dà fastidio, non è troppo pesante.
idratante e basta, quindi questa è tutta la mia skincare routine, il mio make up, se così si può chiamare. Fatemi sapere voi come vi state prendendo cura della vostra pelle in questo periodo, come vi truccate, se lavorate, se non lavorate, raccontatemi un po' di voi. Io ringrazio ancora Fiore per avermi dato l'idea di questo video, vi mando un bacio grandissimo e noi come sempre se vi va ci vediamo al prossimo video, ciao!